L'umanità è una famiglia ferita da tante cose, ma ferita anche dai propri peccati, dalle proprie colpe, come quella famiglia di quella donna che è stata presentata a Gesù, era stata sorpresa in flagrante adulterio. Possiamo immaginare quale ferita aveva portato nella sua famiglia, nelle famiglie attorno, quanto strascico di dolore, questo tradimento, questa mancanza di amore, questa infedeltà, quante sofferenze sarebbero derivate da questo. Ma chi può curare l'umanità ferita dalle proprie colpe, se tutti quelli che sono lì attorno riconoscono di essere anche loro colpevoli? Nessuno prende la pietra e tira, ognuno sa di avere delle proprie colpe per i mali della situazione che stiamo vivendo nell'umanità. Il silenzio di Gesù chinato per terra è il segno di questa impotenza di fronte ai peccati del mondo, ai suoi mali, e quindi innanzitutto occorre accettare questo, di non poterli risolvere, di non poter accusare uno solo, di non essere abbastanza innocenti per poter vincere e superare il peccato, i mali. L'unica speranza è che almeno qualcuno si converta, almeno qualcuno abbandoni il proprio peccato, la propria responsabilità. Gesù attende e quando alza il capo, si rivolge a questa donna, vede che lei è disponibile a iniziare una conversione, ad abbandonare il suo peccato. E allora ecco la speranza per l'umanità, non che finalmente si mettono fuori i colpevoli, ma che qualcuno inizi a convertirsi, anche una sola persona, anche solo uno di noi.